Gesù afferma che il vero pane della salvezza che trasmette la vita eterna è la sua stessa carne, che per entrare in comunione con Dio, prima di osservare delle leggi e soddisfare dei precetti religiosi, occorre vivere una relazione reale e concreta con Lui, perché la salvezza è venuta da Lui, dalla sua incarnazione. Questo significa che non bisogna inseguire Dio in sogni, immagini di grandezza e di potenza, ma bisogna riconoscerlo nell'umanità di Gesù e di conseguenza in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita.